della seconda vittoria esterna consecutiva per il Chieti nel giro di 4 giorni. Chieti che al 45esimo ha sbagliato un rigore con Rosa, respinto dal portiere dei locali. Nella ripresa il gol nero-verde di Amadio, poi il San Marino ha sbagliato il penalty del possibile 1-1 con Gasparello, palla alta. San Giovannese Poggibonsi 2-0. In classifica Cappi 33 punti, Carrarese 27, il Chieti dunque vola al terzo posto con 23 punti in piena zona playoff, Giacomenza e Poggibonsi 21, Prato, San Marino e L'Aquila 20, ad una lunghezza dalla zona playoff. In bassa classifica Celano e San Giovannese 13, ultimo il Giulianova con 10 punti insieme a Fano e Villa Cidrese. Ed ora andiamo al Fattori dell'Aquila con Nino Germano. Nella sfida con il Gavorrano l'Aquila conquista 3 punti preziosi e dimostra di voler volare alto con la zona playoff praticamente ad un passo. Nel freddo del Fattori, di fronte a meno di 1000 persone, il migliore in campo è il portiere Testa. Dopo 7 minuti difende la porta in 2 tempi, prima sul Peluso e poi sulla conclusione di Fioretti. L'Aquila di Leonardo Bitetto chuta il gol, si dimostra squadra concreta. Al 18esimo le Cese cerca Galli in area, ma la difesa del Gavorrano chiude bene il calcio d'angolo. Poi al 21esimo il gol partita, gran tiro di Potenza, di nome e di fatto, un destro che da fuori area si insacca all'angolo della porta difesa da Lanzano. 1-0 e per l'Aquila la pratica è virtualmente chiusa. Nella ripresa infatti si vede ben poco. Testa dimostra di essere in giornata di grazia e riesce a sventare tutti gli attacchi del Gavorrano. Sulla porta aquilana cala in pratica una saracinesca. Il Gavorrano poi rimane in 10 al 36esimo del secondo tempo per l'espulsione di Peluso. In pieno recupero l'arbitro Paolo Castro di Staglia sventola un cartellino rosso, stavolta per l'aquilano Ruggero. Ed ora al Fadini possono partire le immagini, tutto il veleno nella coda della gara che i giuliesi hanno perso contro la capolista Carpi al 90esimo, calcio di punizione per gli ospiti, palla a Fabiano che batte Merletti con un gran sinistro. Una beffa per il Giulianova, un'amara beffa per la squadra di Cerone che fino a quel momento aveva ampiamente meritato il pari contro una grande squadra. Nel finale scoppia il parapiglia tra i giocatori, una brutta scena frutto del nervosismo palesato durante la partita, dove erano in palio punti pesanti per la salvezza dei giallorossi e per la promozione degli emiliani. E grande inizio di gara, squadre pericolose con Rinaldi da una parte e Pasciuti dall'altra, 2 squadre pronte a giocarsi i 3 punti, spreca per il Giulianova Pirelli, poi per il Carpi Di Gaudio che si presenta solo davanti a Merletti. State vedendo l'azione del giocatore emiliano e la parata di Merletti. Il Giulianova regge, si propone, il Carpi è vivo in contropiede, nella ripresa reclama anche un rigore per un fallo di mano in area di Gubinelli, ritenuto involontario dall'arbitro. Gara che fila sui binari dello 0-0 fino all'episodio conclusivo. La sconfitta riporta dunque il Giulianova all'ultimo posto e ad alla fine giocatori e società in silenzio stampa. Ed ora il Pescara, quarto risultato utile della squadra biancazzurra che ieri ha battuto di misura il Vicenza grazie alla rete realizzata da Andrea Mengoni.